Ciao a tutti, il libro che vi presento oggi è dell'autrice Margaret Mazzantini, si intitola Nessuno si salva da solo, ha in tutto 189 pagine, costa 19 euro ed è edito da Mondadori. Si tratta di un romanzo. Il romanzo gira intorno alla separazione, quindi alla storia d'amore finita tra Delia e Gaetano. Delia e Gaetano hanno due figli. E hanno un'età che va dai 30 ai 40 anni e quindi possono riniziare, diciamo così, una nuova vita. Ma il libro, l'autrice, non vuole far girare, diciamo così, la storia sul fatto che loro possono iniziare una nuova vita, ma la vuole proprio far girare sulla fine dell'amore, su un amore durato anni, iniziato da anni prima del matrimonio, sfociato poi appunto nel matrimonio, e che poi va via via scemando fino a condurlo al termine. L'autrice nel descrivere la storia è un po' cruda, se così possiamo dire. Il libro è un po' scurrile, viene usato il linguaggio che alla fine è un linguaggio normale nella vita di tutti i giorni, ma che in un libro non sempre si trova, ecco. È proprio una storia su quello che potrebbe rappresentare un po' la meschinità della vita di coppia ormai terminata, del cambiamento proprio di comportamento sia da parte della moglie, ex moglie, sia da parte dell'ex marito. E tutto quindi gira intorno a questa storia ormai conclusa. A me personalmente non è piaciuto molto questo libro, anche se nella realtà può rappresentare bene quello che davvero può succedere fra un uomo e una donna che si separano. Ma gli stessi linguaggio, per quanto scurrili possano essere, comunque quello che succede nella realtà. Quindi è comunque una biografia del mondo. Però, ripeto, a me non è piaciuto tantissimo, proprio come tipo di libro, come genere, come scrittura. Devo dire che comunque nel complesso è scorrevole come libro. Non è un libro noioso, questo no, però insomma non è proprio il mio genere, forse. In ogni caso è giusto recensire tutti i tipi di libri, sia quelli che piacciono di più, sia quelli che piacciono meno. E comunque io lo consiglio perché, ripeto, è un po' la fotografia di quello che può succedere nella realtà tutti i giorni. E magari qualcuno ci si può anche rispecchiare benissimo in questo libro. Il titolo, devo dire che il titolo mi era piaciuto particolarmente, Nessuno si salva da solo. Che vuole un po' dire che alla fine non puoi vivere una vita da solo, e per quanto possa andarti male, appunto, nessuno alla fine riesce a salvarsi da solo, deve avere qualcuno accanto. E il titolo, insomma, mi aveva dato una certa, mi aveva ispirata molto, leggendomi ha un po' deluso, ecco, ma comunque. Non è uno di quei libri che a metà libro non riesco più ad andare avanti e devo interromperlo. Quindi, insomma, io comunque lo consiglio a chi ha voglia di leggere una storia di questo tipo, La fine di un amore, insomma, un libro un po' deprimente, ecco. Io spero che la recensione vi sia piaciuta, per quanto breve sia stata, e mi raccomando, lasciatemi i vostri commenti che a me fanno piacere. Io, come vi dico sempre, ve lo ripeto, iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook, io ne sarei molto felice, anche perché sarebbe bello poter ingrandire un po' la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube, poter venire più incontro a quello che vi piace di più a voi, però insomma io ho bisogno un po' dei vostri commenti, dei vostri pareri. E ripeto, se voi magari avete intenzione di comprare qualche libro, ma non siete sicuri se vi possa piacere o no, e allora non sapete come fare, insomma, e non avete voglia di stare a girare, a cliccare su internet, pagine su pagine, voi scrivetemi pure in un commento su Facebook che a voi interesserebbe quel determinato libro, io sarei davvero fiera di fare delle ricerche per voi, di recensirvelo e perché no, magari se l'ho anche già letto, lo recensirei ancora con più piacere, ecco. Quindi mi raccomando, se collaboriamo un po' sarebbe molto molto carino, io ne sarei davvero felice. Anche perché poi con 20 iscritti è un po'
troppo, sarebbe un po' troppo povero, ma mi piacerebbe se avessi un po' più di iscritti fare tipo un giveaway, regalarvi un libro, un qualcosa, chiedendovi un parere su un determinato settore, poi regalare a chi vince un libro, una lettura, un qualcosa di interessante. Quindi mi raccomando, io confido molto in voi, lettori e non lettori, aspiranti, insomma. E mi raccomando, dai, iscrivetevi e ditemi almeno cosa ne pensate. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.